Allora c'è una cosa particolare, vedete tutta questa gente che viene qui, no? Ieri tra questo pubblico ho individuato questo signore qua, meraviglioso, allora meraviglioso, perché lui non è un imitatore, ma è un, diciamo così, estimatore, un fan del grande Paolo Villaggio. Lui non solo ne fa un'imitazione, ma proprio lo vive. Diventa Paolo Villaggio. E ve lo dimostro, guarda, scusi Paolo, mi legge questa notizia? Allora, dunque, un attimo prima, ho la salivazione un po' azzerata. Allora, nel 2021, oltre 16 milioni di pensionati, i più ricchi al nord e i più giovani nel mezzogiorno. Beh, appena parla di pensionati, sì, lui è impazzito. Allora lui si chiama Victor, ma sapete qual è la cosa più bella? Che lui non è, lui è colombiano, capite? Che viene dalla Colombia. Questo amore per Paolo Villaggio, come te, avevo 5 anni, ho visto un suo film per caso, poi ne ho guardato un altro, poi un altro ancora, e non ho mai smesso. E praticamente sto da anni riguardando i miei vecchi video per riprendermi la mia voce, perché praticamente parlo sempre con questa. Mi fai il pezzo della corazzata Potion, ti prego. Scusi, posso dire una cosa io? Sì. Per me, viva Rai 2 è una figata pazzesca! La quarta, 2 minuti di applausi! E ora attenzione, fatemi solo un primo piano. Scusate, guardatelo bene, primo piano su di lui, primo piano, no. Ma proprio ancora di più. Non ri, ce l'ho io. C'è un primo piano di più di questo? Un primo piano, io non lo vedo. Cosa vuol dire. Guarda qua, non è Fedez dopo il cenone di Capodanno? Un saluto alla signora Ferrari. Ma è uguale, Federico, guarda che ti sono, guarda gli occhi, guarda, è Fedez, è tale quale. Bene, tale quale, bene. Grazie Victor, grazie. Salio, gli occhi di Fedez. Ah no, questa ragazzi, questa qua ve la devo dire, che è successa qui in Italia. Guarda cosa succede in Italia, guarda. Inquadrano, guarda cosa è successo. Non no, vedo. Te lo dico. Okay. Guarda, non vedo. Venga qua, me la legga come. Guarda, la legga. Va. Cremona, il film horror in terza media nell'ora buca, studenti svenuti. Ma come svenuti? L'ira dei genitori. Cioè, vi rendete conto, era solo la terza media, al liceo cosa avrebbero mandato? Un pornazzo? No!